Questa mattina al Senato il via libera definitivo al disegno di legge sui piccoli comuni. Obiettivo dei suoi 17 articoli: salvare i piccoli borghi italiani dallo spopolamento e dall'estinzione. Il testo, già passato a Montecitorio, è il frutto di un lavoro bipartisan. Nasce da una proposta di legge del 2013 presentata da Ermete Realacci del PD, arricchita durante l'iter a Montecitorio di un'analoga proposta dei 5 Stelle. Soddisfatto il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, forte sostenitore dei piccoli comuni del sud. Piuttosto significativa, ha una scarsa dotazione finanziaria, però è molto importante come impostazione culturale. I comuni piccoli, quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, sono moltissimi in Italia, il 57%, sono un pezzo d'Italia che soffre di più, meno conosciuto, ritenuto meno importante, quasi dei figli, diciamo, ma invece è forse la parte migliore dell'Italia, la parte più bella. Beneficiari della legge sono i comuni fino a 5.000 abitanti, in pratica quasi tutti i borghi dei Monti Dauni. Una galassia di 5.567 comuni, pari a quasi il 70% del totale, in cui vivono 10 milioni di italiani. Il DDL istituisce un fondo ad hoc da 100 milioni, 10 per il 2017 e 15 l'anno dal 2018 al 2023. Per il sindaco di Biccari e componente associazione piccoli comuni Gianfilippo Mignogna, non è un provvedimento risolutivo. La legge sui piccoli comuni in approvazione oggi al Senato deve essere salutata come un punto di partenza e non come un punto di arrivo, perché non risolve tutti i problemi dei piccoli comuni, non affronta delle tematiche importanti per le aree interne, per i cittadini delle aree interne, e soprattutto destina delle risorse largamente insufficienti per tutti i nostri problemi. È in poche parole una legge di principi e non ancora di sostanza, che deve essere riempita di contenuti, che deve essere rafforzata nel corso degli anni. Rappresenta comunque un punto di discontinuità importante rispetto ad un recente passato fatto soltanto di tagli, di provvedimenti negativi per i piccoli comuni e di tentativi di accorpamento e di fusione. Insomma, ha il pregio di mettere per una volta al centro dell'agenda politica il tema dei piccoli comuni, ma non risolve i nostri problemi. Dunque non deve essere vista come un provvedimento risolutivo. La battaglia per i piccoli comuni ricomincia da qui, deve continuare e soprattutto deve coinvolgere sempre più persone e sempre più cittadini.